il tuo ultimo lavoro è con la casa editrice? Epoche di Milano, che è una Sì. casa editrice che si occupa di letteratura africana, è diretta da Gaia Marucci ed è un romanzo ambientato durante l'apartheid ed è un romanzo che affronta il tema del ritorno. Il ritorno di chi negli anni 60 è dovuto partire dal Sudafrica verso l'esilio con un biglietto di sola andata che parte con nessuna speranza di poter ritornare. E Certo. invece questa è la strada del ritorno che si configura poi con una data che è il 27 aprile del 1994, quando ci sono state le elezioni democratiche, l'elezione di Nelson Mandela presidente Sì. del Sudafrica, liberato insomma dalla segregazione razziale. Quindi questo è il mio ultimo lavoro. Sì, e tu per 14 anni, i primi 14 anni della tua vita, li hai vissuti là durante l'apartheid. Quali ricordi? Esatto, i primi 14 anni della mia vita. Che ricordi hai di quel periodo? Scusa? È la parte più importante, penso, della vita di ciascuno, sia proprio la fase iniziale, l'infanzia, Sì. l'adolescenza, quindi parlare in maniera particolare di un ricordo, so solo di aver vissuto, penso che sia stata una scuola di vita, penso anche di essere molto grata anche alla mia famiglia di avermi fatto crescere in un paese come questo, perché io, insomma, ho vissuto poco come una privilegiata e da questo punto di vista sono riuscita a capire poi, crescendo, quale fosse invece la parte, insomma, perché la parte dove stavo io era la parte forse, tra virgolette, sbagliata. E io ho comunque dei messaggeri, ho avuto poi dei punti di collegamento con quella realtà che a me era negata per via delle leggi che vigevano nel paese all'epoca. E se devo, cioè, tu mi hai chiesto un ricordo, vorrei ricordare una persona. Sì. Questa persona è stata la mia bambinaia, quindi la mia babysitter per tantissimi anni. Si chiamava Sera, viveva nel ghetto di Alexandra a Johannesburg. E è stata lei il mio punto di collegamento, i miei occhi, gli occhi di una realtà che a me era inaccessibile. E quindi io devo molto a lei. E tante cose che ho scritto vengono da lei e sono anche dedicate a lei. Quindi è una persona che voglio ricordare anche se adesso non c'è più, però se mi hai chiesto un Sì. ricordo mi piacerebbe ricordare questa persona per avermi proprio trasmesso anche un senso di giustizia che insomma da bambina riuscivo a percepire anche attraverso la mia famiglia, però lei è stata colei che mi raccontava un po' la storia che stava accadendo in quel momento nel paese, quindi devo molto a lei, ecco, questo è, Certo. vorrei ricordare questa persona. Certo. E ora, quali sono i prossimi progetti per il vostro lavoro? Allora, noi adesso abbiamo un progetto che inizieremo a promuovere a partire dalla fine di settembre e questo progetto è, chiamiamolo spettacolo, anche se non è un vero spettacolo, è un misto tra un reading, un dibattito e un recital, quindi diciamo vuole essere un racconto, è un racconto a due voci, scritto a quattro mani da me e da Peter, che tra l'altro è un verso scritto in bilingue, in Kiswahili e italiano. E si intitola Bari, viaggio tragicomico dagli slums di Nairobi all'Italia occupata. Allora, questo è un racconto che è nato in una maniera insomma, un po' casuale e un po' anche insomma, pianificata, nel senso che attraverso questo lavoro, che tra l'altro è anche musicato, perché poi Peter si occuperà anche della parte delle percussioni, quindi insomma è voce e musica. Che cos'è questo? È un racconto a due voci che nasce in questa maniera. Da una parte abbiamo voluto, dal nostro punto di vista, quindi da un punto di vista un po' esterno, visto che comunque la maggior parte della nostra vita si svolge in Africa, raccontare le contraddizioni dell'Italia, cioè delle contraddizioni di questo paese, non solo in relazione alle politiche migratorie, ma in generale poi a una situazione globale, insomma, che riguarda cittadini che vivono in Italia. E dall'altra parte vogliamo, che questa è un po' anche perché io sì scrivo, però io mi occupo da tantissimi anni di mediazione interculturale e adesso questa attività la svolgeremo insieme, andremo nelle scuole, ci presenteremo, racconteremo i nostri progetti e faremo anche tante attività laboratoriali. E questo, quindi l'altra parte, insomma, l'altro obiettivo di questo testo è quello di capovolgere
tutta quella serie di immagini, di nozioni negative che, con le quali solitamente si rappresenta l'Africa, con tutti i suoi problemi, senz'altro, le abbiamo voluti capovolgere al positivo, cioè raccontandoli da un punto di vista diverso, per far Bene. capire poi ai nostri. Ecco, per far capire, anche perché è uno spettacolo che ha un target di utenza in generico, nel senso che non ci interessa molto lavorare con gli studenti, però va bene per tutti. E ci piacerebbe far arrivare agli altri il messaggio che basta solamente girarsi da un'angolatura diversa per poter percepire una realtà in maniera, cioè in maniera differente da quella che solitamente percepiamo, se percepisce qui in Italia dell'Africa. E questo con un senso di leggerezza, tra l'altro. In questo mese che siamo qua in Italia abbiamo passato io e Peter delle situazioni tra virgolette kafkiane, vogliamo alleggerire con un po' di ironia queste situazioni kafkiane Sì, per veramente, anche esempio. dantesche se vogliamo. Ma non so, tipo, ma dobbiamo parlare delle, non lo so, tipo l'ufficio stranieri, no? Sì. Andiamo all'ufficio stranieri, ci rechiamo lì alla mattina. Benissimo, c'è una fila già alle 7:30 del mattino, già di 200 persone, facciamo la fila tranquillamente, aspettando di poter accedere al nostro numero per poter andare poi al reale ufficio informazione, perché questo è solo un cancello di passaggio. Arriviamo lì, stiamo noi in fila 4 ore e quando arriviamo, che è il nostro turno, o coloro che vengono dopo di noi, ci sentiamo dire che i numeri sono finiti, non possiamo più accedere all'ufficio informazioni e No. quindi il mattino dopo dobbiamo alzarci alle 4 del mattino per fare questa fila. E qui siamo a Torino poi, quindi una città sicuramente grande, tante persone che Efficiente. hanno bisogno di questo tipo di servizio, però ecco, molto efficiente. Questa è una situazione, un'altra situazione che ti posso dire non riguarda solo le politiche migratorie. La richiesta di residenza, ci siamo posti una domanda, siamo andati all'anagrafe per prendere una modulistica e ci siamo resi conto che lo Stato italiano prevede che si possa cambiare la residenza addirittura in una grotta. Quindi anche questa è una situazione assurda, cioè neanche in Africa, se vogliamo No, buttarla così, è no. impossibile. Però siamo rimasti stupiti anche di questo. Ho insomma tante altre situazioni, come per esempio anche percentuali che di solito si attribuiscono all'Africa, invece le possiamo anche annoverare nel nostro paese, tipo, non lo so, ci troviamo l'Italia insieme al Benin, o al Camerun, o alla Costa d'Avorio, più o meno in parallelo riguardo al tema della violazione dei diritti umani, ci troviamo al secondo posto come vendita di armi, di piccole armi di esportazione. Un incremento della corruzione nell'ambito dell'amministrazione pubblica del 30% nell'ultimo anno. Quindi sono tutte statistiche che di solito si attribuiscono, no, a paesi Sì, come il sì. Kenya, per esempio, Sì. e noi invece li stiamo raccogliendo qui in Italia. Quindi vogliamo un po' ribaltare la situazione e alla fine, non so voi se te lo diciamo, però non te lo diciamo forse perché rimane in suspense, come Cosa? va a finire, cioè Sì, come no. finisce il testo, come finisce il. Ah, ecco. No, non lo so, noi vogliamo alla fine. No, alla fine non lo so se vuoi, se pensi che sia opportuno che noi te lo diciamo, se Sì, deve andare in onda, non lo opportuno, so. sì. Noi quello che vogliamo far capire è che alla fine, per quanto ci siano statistiche negative, sia sul. Adesso parliamo dell'Africa, ma noi parliamo del Kenya nello specifico. Allora, noi riscontriamo una serie di dati negativi, sicuramente. Noi li ribaltiamo anche la vita quotidiana, nel piccolo quotidiano, facciamo capire che anche i piccoli disagi del quotidiano di chi vive nello slum di Nairobi possono essere percepiti dagli stessi cittadini di Nairobi in maniera positiva. Poi se Ah, vuoi ti farò oggi, sì. se per esempio c'è un blackout, ma via la luce, quanti vanno in allarme, mamma mia mi perdo il programma, non posso vedere questo, non posso fare quello, sono senza cellulare, non ho il computer. Se va via la luce in uno slum di Nairobi, che cosa succede? Tutti quanti abbandonano le proprie attività ed è un momento di festa, tutti in strada a parlare, a ballare, a giocare, cioè diventa Un è un bel aspetto momento. positivo della quotidianità, Un bel momento. un bellissimo momento. Quando manca l'acqua, bellissimo vedere queste file di donne che vanno al pozzo a prendere l'acqua, si fermano a chiacchierare come è andata la giornata, come stanno i figli. Certo, è faticoso, però è anche un momento Certo. anche di socializzazione. Quindi vogliamo
convertire tutti questi aspetti negativi anche del piccolo, del quotidiano, facendoli vedere da un punto di vista diverso. E questo anche perché ci permette di riscoprire un pochino anche quei valori che a noi ci mancano, come per esempio il tempo e l'attenzione verso l'altro e il condividere anche dei piccoli momenti. Ecco, questi sono i messaggi che noi vogliamo veicolare attraverso questo spettacolo.